Una staffetta per promuovere l'allattamento al seno è il progetto Di Mano in Mano che, partito da Palermo, sta portando in tutto il paese dei pezzi di un puzzle che, passando appunto tra le mani di mamme e babbi italiani, vuole sottolineare l'importanza di questa pratica. Un progetto di sensibilizzazione che ha coinvolto anche le ostetriche del Centro Donna di Montecatini Terme che, accompagnate dalle mamme in dolce attesa, hanno portato il loro pezzo di puzzle in treno verso Bologna, dove è stato quindi consegnato nelle mani di altre staffette per proseguire in un viaggio che lo riporterà nella città siciliana. Il risultato sarà la creazione di una grande rete informativa pensata in occasione della Settimana Mondiale dell'Allattamento Materno, in programma dal 1 al 7 di ottobre. Vogliamo dare questo segnale, anche un aiuto, soprattutto dove c'è meno sensibilità a questo tema, ecco, che è allattare i bambini al seno. Che percorso state facendo legata alla preparazione al parto e all'attenzione all'allattamento al seno? Allora, innanzitutto abbiamo delle ostetriche molto molto brave, quindi che ci indirizzano in un percorso. Io per esempio sono la mia prima esperienza, quindi sono abbastanza spaventata per essere insomma, l'attesa della mia prima figlia, quindi ci stanno insegnando e preparando molto bene l'allattamento al seno, che sarà un percorso, come ci hanno detto, insomma, abbastanza difficile, però con il loro sostegno ci aiuteranno. Perché è importante? Soprattutto per il bimbo, che con la latte arrivano tutti gli elementi nutritivi, anche dal punto di vista economico e dall'altro aspetto, ma maggior parte per bimbo, per benessere del bimbo e anche della mamma. Questo è anche un percorso che condividete insieme. Per la vostra esperienza di preparazione alla nascita di un figlio, quanto è importante condividerlo con altre mamme? È abbastanza, perché non è che ti insegnano a essere mamma, nessuno ti può insegnare, però ecco, condividere con altri delle sensazioni che comunque provi e pensi di provare solo te, invece scoprire che sono problemi comuni a tutte le altre, sono cose che puoi riscontrare e confrontare con qualcun altro, fa molto piacere in questo periodo che in realtà sei piuttosto da sola, anche se puoi avere la famiglia e tutto, non è... Sei te, basta che lo provi e che lo senti, e vedere che qualcun altro lo prova insieme a te fa tutto un altro effetto, ecco. È molto importante perché si condividono emozioni e anche dubbi che si hanno, che nessun altro ci può togliere se non chi sta passando dallo stesso percorso e le ostetriche che ci seguono. Di Mano!